Avanti popolo alla riscossa, è arrivato anche per questo sabato il momento per dire la vostra su un argomento particolare. Oggi abbiamo scelto come argomento il tuo prototipo di sindaco. Vediamo un po' Buffa che cosa ha ascoltato, cosa ha raccolto dalla gente, ma prima andiamo a parlare su quelle che sono le amministrative del 2013 inerente appunto i comuni e le province. C'è stato un dietrofront e quindi si andrà in Sicilia a votare il 26 e il 27 maggio. La decisione è stata presa durante la seduta della giunta regionale riunitasi lo scorso 5 febbraio 2013 a Catania. La scelta del 21 e del 22 aprile infatti era stata contestata perché coincideva con la seduta di bilancio, con la sessione appunto. E sono i 25 comuni al voto in provincia, di cui la nostra provincia e fra i vari comuni anche Siracusa, che andranno a scegliere il nuovo governo cittadino. I dati delle ultime elezioni, oltre a segnalare un forte voto di protesta, hanno dimostrato una disaffezione per la politica con uno trend negativo dell'affluenza alle urne. Quindi a noi ci viene spontaneo dirvi: ma voi cosa cercate dalla politica e soprattutto, ma voi come vorreste un sindaco tipo? Queste sono le domande, fra le tante, che il nostro Buffa ha chiesto al nostro popolo. Ascoltate cosa ne pensano. Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un buon sindaco, secondo lei, per la città di Siracusa? Dovrebbe essere prima di tutto onesto. E beh, poi anche dovrebbe avere dell'esperienza amministrativa, perché diversamente si impronta, si fa fantasia, si fa populismi inutili. L'amministrazione è una cosa seria. Un sindaco buono che farebbe qualche cosa per il mercato, specialmente che stiamo andando tutti a morire qua. Perfetto, ecco. E come cosa dovrebbe fare un buon sindaco? Un buon sindaco di sistemare la situazione del mercato, che proprio siamo a zero totale, che forse neanche passerà un altro paio di mesi possiamo chiudere tutti, perché non viene nessuno più in mercato. Questo è il mercato che lei vede tutti i giorni così. Di un buon sindaco che si dovrebbe interessare per la città, che siamo tutti alla deriva. Che caratteristiche dovrebbe avere? Che caratteristiche? Che deve pensare per i cittadini. Pensare per gli autobus che non ce ne sono, per tante cose che stanno andando alla deriva. Ma come sindaco però prima di tutto deve aiutare la città, uno. Secondo, come sindaco, bisogna essere preciso e buono. Io poi non lo sappiamo. Qua a Siracusa. Che caratteristiche dovrebbe avere un buon sindaco per la città di Siracusa? Non ce ne sono. Basta essere politicante per essere delinquente. Bravo. Mascalzone. Tutti hanno diritto a un posto. Loro hanno diritto a un posto. Poi in galera però. Però come sindaco sì, però avessimo a pigliare le soldi che avessimo. Sì. Grande, persone oneste non ce n'è, non esistono, non ce ne sono. Rosse, verdi, gialla, azzurra, non ce ne sono. Però come sindaco sì, però avessimo a pigliare lo stipendio come avessimo a pigliare noi. Vedete. Provare niente avessimo a mettere in avanti la televisione. Quello che sente la gente, capicchio, 500 euro al mese, come si fa a vivere? 500-600 euro al mese, ma fa scherziamo, hanno ridotto l'Italia alla miseria. Per governare la città di Siracusa, parecchie cose, come il signor Vicentino cosa sta facendo, un po' a poco. Primo, non c'è più Vicentino. Non c'è più. E allora che c'è, come sento? Veramente non lo so. C'è più, si è candidato lui alla Camera, non è stato eletto. Ah, ho capito. Lo sapeva? No, non lo sapevo. E io ce l'ho con lui perché non fa niente, una pista ciclabile. Da quanto? 6-7 anni che è fatta. È sempre persa proprio, non si può neanche camminare. Ci vorrebbe un po' di illuminazione. La Mazzarona da 30 anni è rimasta quella che era. Gli autobus e non ce n'è. Alla Mazzarona un pullman solo c'è, solo uno, il numero 3. Uno per tutto il quartiere. Mi pare che non è tanto giusto. D'accordo. Che dobbiamo fare?
non le ci vede qua. Ma un buon sindaco per governare? Beh, è tutto, vogliamo piano, tutto. È deluso? Troppo deluso. Grazie. È facile, basta essere una persona onesta. Di questo esempio è difficile, mi rendo conto la richiesta è un po' esosa e un po' di buona volontà. Qualcuno è la chiave per governare questa città? Ma qualcuno c'è già che potrebbe essere pronto? Buttiamo in un villo. No, non sta a me fare nomi. Ci sono, però ce l'hai in mente. Ci sono quelli preposti a questo scopo, ma finora hanno fatto fiasco. Può essere che tornare al passato potrebbe essere utile. Come tornare al passato? A buon intenditor poche parole. Ok, grazie. Tu sei Saragusa non come mia, io sai com'era Saragusa, ma chi hanno a governare che hanno fatto perdere? Tu sei Saragusa, no? Io sai che avevamo Saragusa, avevamo Ghida, ora mancavamo mancare a un mercato tutto con l'uvaro. O macello lo vado, come avete qui? Farebbe tante cose per la città, per le persone. Essere socievole soprattutto. Non avere, quando puoi sale si mette il grill sulla testa e si mette dopo. Infatti, mantenere la serietà. Per quello che ci vuole, fare quello che dicono lo devono fare. No, promesse gente. Metti una busta, grazie. Okay, grazie. Dovrebbe innanzitutto pensare a girare anche per le strade per vedere un pochettino le strade come sono combinate di Siracusa, non che si fanno vedere solo quando devono avere i voti. I cittadini hanno bisogno anche di questo, della collaborazione ambe le parti. Da quale coalizione dovrebbe uscire secondo te un buon sindaco? Un buon sindaco? Allora io direi che un buon sindaco potrebbe essere chiunque, politicamente chiunque, basta che faccia qualcosa di utile e di buono per i siracusani, di buono sarebbe che le strade dovrebbero essere più pulite, dovrebbero essere più efficienti, nel senso che ci sono buchi dappertutto. E quando camminiamo in macchina sembriamo che siamo nelle strade serrate. Manco nel terzo mondo sono così le strade. Sinceramente non ne ho idea, perché sono tutti che pensano alle loro tasche. Di quale partito dovrebbe uscire? Da quale partito dovrebbe uscire secondo te? Ma dei 5 Stelle, dopo del Costo, dopo di Grillo. Oppure del PD. Vabbè, grazie. Mi piacerebbe anche se ritornasse Titti. Nelle 5 Stelle. Sì. Mi piacerebbe avere un sindaco della città di Grillo. Vediamo che fa Grillo. Ma siccome già siamo pronti, a maggio si vota. Vediamo che fa Grillo il sistema Siracusa, perché anche che c'è la fetta di carnevale, non c'è niente a Siracusa, anche che fai una passeggiata, diciamo, bambino, non sa dove portare, perché è Cassibile, è una piccola città. Ora fanno tante cose, diciamo, meno sistema anche Siracusa, il mercato, tutti che lavorano, perché sono senza lavoro le persone, c'è troppa crisi. Non mi fare passare, perché poi io mi allago assai. Come dobbiamo andare alle elezioni a maggio, capito? Quindi da quale coalizione dovrebbe uscire? È proprio io non ho a fare vero, ma anche non c'è Siracusa, no, a maggio. Ma chi? Ah, come chi? Proprio se non vogliamo, dove sono se ne è chiuso. Non c'è più. Ora qui ci mettiamo. Più servizi, onestà e perbenismo sono questi i cardini che escono fuori, che emergono da questa intervista condotta da Buffa in questo sabato mattino al mercato di Siracusa per il nuovo sindaco di Siracusa, ma soprattutto chiedono, che vorrebbero un sindaco fuori dagli schemi politici. Si è visto come lo tsunami Grillo ha coinvolto anche la nostra città, e ormai si è saputo che è il primo partito in Sicilia, e vediamo un po' se magari forse questo sindaco uscirà da queste liste. Ma naturalmente quello che la gente chiede, quello che la gente vuole è onestà e perbenismo. Se dite una cosa, fatela. No? Sembra chiaro.
un discorso, uno presenta un programma elettorale che poi vada ad eseguirlo. Ma la gente forse ormai è stanca, la gente ormai vuole fatti concreti e soprattutto vuole più servizi per questa città. Grazie per averci ascoltato, alla prossima.